Il Vangelo odierno ci porta di fronte alla testimonianza di alcune donne che sono corse al sepolcro, sono di fatto le prime testimoni del risorto e che quando hanno preso quella strada avevano un interrogativo profondo. Chi ci sposterà quel masso che ostruisce l'ingresso della tomba? E arrivano in quel luogo e trovano che il masso è già stato spostato. Entrano e vedono che il Signore non c'è più. Mi piace questa immagine del masso che ostruisce l'ingresso della tomba, perché un masso così impedisce il passaggio da dentro a fuori e viceversa. E credo proprio che la Pasqua sia proprio questo. Occorre avere il coraggio di spostare i massi che ostruiscono i passaggi. Dobbiamo togliere il masso dell'indifferenza, dobbiamo togliere il masso di non saperci parlare o comunicare, dobbiamo togliere il masso della paura che attanaglia un po' il nostro modo di essere, ecco, per poter essere persone libere. E il Signore vuole proprio questo da noi. Lui ci ha promesso che avrebbe vinto la morte, è stato di parola e ci chiede di essere anche noi persone che vivono da risorti. È in questa prospettiva che voglio proprio fare gli auguri di buona Pasqua a tutti, perché il Signore risorto possa essere veramente luce per il nostro cammino e ridarci quella speranza di cui abbiamo bisogno e che in un qualche modo stiamo cercando in questo nostro mondo che è segnato da tanti aspetti di morte e ha bisogno di risorgere. Buona Pasqua a tutti.